Vai. 1, 2, 3. Metti insieme. Sì. Allora, grazie per questo invito. Io sono Juan Sebastián Álvarez della Colombia. Sono qui a Roma da un paio di mesi e ho vissuto qua tanti anni prima, 12 anni. No, volevo dire in occasione come omaggio al nostro libertador Simón Bolívar, ricordare questo momento, chiesto proprio per voi, il momento in cui adesso dopo tanti anni in Colombia c'è un presidente della sinistra, dopo tanti anni che c'erano dei governi di destra, ultradestra a favore dell'America, degli Stati Uniti. Anche militari. Sì, sì. Questo nostro presidente di adesso si chiama Gustavo Petro, ex guerrigliero, ha fatto parte dell'M19, non è più il suo presente perché poi lui è stato sindaco di Bogotà, senatore, eccetera. Adesso finalmente è stato eletto ottobre scorso a Bogotà, nella Plaza Bolívar a Bogotà, nel capoluogo di Bogotà, il capoluogo della Colombia, Plaza Bolívar, dove c'è anche un'altra statua di corpo intero con la spada di lui. In quella piazza, ottobre scorso del 2022, c'è stata l'elezione, diciamo la cerimonia di incarico della sua presidenza come presidente. In quel momento si è presentata una cosa molto particolare che volevo condividervi, e c'è stato un confronto col governo uscente, col governo di prima adesso mi sfugge il nome, non è Uribe, che è venuto dopo, ho dimenticato il nome di quell'altro poi presidente. Andremo a indagare su Duque, Google. Ivan Duque, ecco, ce l'ho, Ivan Duque, lui, questo presidente attuale, Gustavo Petro, voleva avere in quel momento della cerimonia di elezione, voleva avere la spada di Bolívar, la spada, quella vera e propria di lui, e invece Duque non era d'accordo, infatti c'è stato un momento di conflitto, di difficoltà, dove a certo punto lui ha detto non andiamo avanti con questa cerimonia se non portate qua la spada di Bolívar, e si è mossa tutta la macchina per far sì che la spada di Bolívar potesse uscire. Hanno pagato una polizza molto alta. C'è un bellissimo quadro di Simón Bolívar che è appunto in tuta, diciamo in divisa, con la spada a sciabolone. Lo sciabolone. E quindi alla fine si è risolto questo dopo tanti minuti, anche mezz'ora, 20 minuti di attesa di questo conflitto tra questi due presidenti, uscente e quello entrante, che hanno risolto questa faccenda, finché hanno pagato questa polizza per far uscire il cofanetto, insomma, protetto a questa spada molto pregiata, e finalmente lui, davanti tutta la guardia di lui, cioè tutti con la divisa, la guardia di Bolívar all'epoca, tipo mascherati di guardia, hanno portato la spada davanti, e lui ha preceduto questo corteo finché finalmente sono riusciti a portare avanti la lezione di Gustavo Petro con la spada di Bolívar lì davanti a tutti quanti. E tra gli ospiti c'era addirittura il re della Spagna. Il re di Spagna, sì. Il re di Spagna, quello alto, come si chiama? Sì, un momento da media. Era uno degli ospiti, anche quel presidente cileno. E quindi volevo condividere era con voi. Era un Borbone, uno dei Borboni. E stava anche lì, in quel momento, quando è successo questa cosa. E la spada di Bolívar è stata lì, in quel momento. Infatti c'è un libro, adesso non mi ricordo, da leggere, che si chiama proprio La spada di Bolívar, che racconta un po' tutta la storia. L'epopea dei combattimenti per la liberazione dei 9 paesi sudamericani che è riuscito a liberare nel corso della sua carriera come rivoluzionario. Certo, è tutto quello che è successo con quella spada, nel senso che il protagonista di questo libro è la spada, perché a certo punto l'M19, stavo raccontando l'M19, è perché il presidente Gustavo Petro di adesso, di sinistra, è stato guerrigliero dell'M19, sì. Adesso non è più il suo presente, ma loro l'avevano rubata,
la spada di Bolivar, l'avevano rubata. Dopo è come il Sacro Graal. Sì. Dopo è stato questo simbolismo, certo, della spada, è, certo, importantissimo. Certo. Sì, sì, sì. Dai, si è tramandato, insomma, ha fatto tanti, come si dice, peripezie finché finalmente era nelle mani del governo di destra di Duque e finalmente la spada. Questa spada è ricomparsa. È ricomparsa, sì, sì, sì. Allora, a conclusione di questa simpaticissima riunione. No, ma dobbiamo fare ancora la lettura del giuramento, ricordi. Quella conclusione totale che farai tu. Io voglio leggere una pagina per me molto, ma molto significativa del nostro risorgimento. E questa pagina, oddio, sulle spedizioni capitanate da Garibaldi c'è una letteratura sconfinata. Dai, fino ai cacciatori delle Alpi, praticamente. Sì, però devo dire che dalle rapine dei boicottaggi, diciamo così, fatte in Uruguay, no, che andava a fare, come si chiamava? Ma vabbè, ma il furto di bestiame, come si chiama? Ma si difendeva comunque. Il furto di bestiame, come si chiama? Si chiama Abigeato. Abigeato, bravo. Andavano a fare una cosa che poteva fare per dar da mangiare ai guerriglieri. Comunque, certo. Adesso, però è passato alla storia come abigeatore. Sì. Ma è altro che quello, porterei via. Non ne parliamo. Allora, il libro è questo. Che ci illustra come Garibaldi non era assolutamente una persona incolta, era esattamente il contrario e sapeva perfettamente quello che faceva. E io leggo questo libro, è stato scritto da Anton Giulio Barrili, che è stato poi deputato al Parlamento italiano, repubblicano, senatore, scrittore, drammaturgo. Coevo di Garibaldi, comunque, ricordiamolo. Esattamente, certo. era leggermente più giovane perché era andato volontario, certo, alla spedizione di Mentana Monterotondo. Ah, 67. La spedizione che è andata a buca, però come che sia, è sempre stata molto importante, è stata una bella spallata comunque nei confronti del potere papale. Sul Monte Sacro. Favola antica e storia moderna. La mia bella giornata. Garibaldi è là in piedi sul colmo della collina, intento a guardare tutto intorno con gli occhi leonini socchiusi, eppure sfolgoranti sotto le ciglia aggrottate. Non è di cattivo umore, peraltro, se fosse avrebbe il cappello tirato sugli occhi. Qua e là, solitari in contemplazione o raccolti a crocchi, gli ufficiali del quartier generale, dello Stato Maggiore e dei battaglioni genovesi da 15 a 20 persone, quindi battaglioni composte da 15 a 20 persone, non è che i volontari fossero di più. Sulla destra in lunga fila appiattiti. No, ma poi a quarto, non è che sono imbarcati tutti a quarto, si sono imbarcati nelle varie stazioni di rifornimento a cui andavano a caricare il carbone. Tipo in Toscana. No, parlo dell'impresa dei mille. Ah, qui non parliamo dell'impresa dei mille, ecco. Parlo dell'impresa di Mentana. Ah, ho capito, no, non avevo seguito. Qua e là, solitari in contemplazione, raccolti a crocchi, gli ufficiali del quartier generale, dello Stato Maggiore e dei battaglioni genovesi, da 15 a 20 persone. Sulla destra, in lunga fila, appiattati i due battaglioni che ho detto, un po' smilzi, 500 uomini in tutto, i cui avamposti arrivano laggiù, sotto il ciglio della collina, in vista del ponte Nomentano. L'insidia è tesa, se a qualcheduno venisse voglia di farsi avanti, attratto dall'esca di quelle 15 o 20 persone in piedi sul poggio e lontanamente visibili. Certo, di contro a forze considerevoli, è chiaro che erano le forze non solo dei papalini ma anche dei francesi, certo. Quell'agguato di 500 uomini sarebbe povera cosa,
ma c'è indietro dell'altro, c'è il grosso dell'esercito, dietro le colline donde noi siamo venuti. Le colonne di Menotti e di Frisesi hanno le loro avanguardie in certe piccole macchie che si vedono a tramontana, forse 400 metri più indietro. Lo spettacolo intanto è meraviglioso di lassù, cioè da qui. Vedo, loro si erano spinti fino a qui, vedo davanti a me, oltre la linea serpeggiante della Niene, distendersi una campagna arsiccia, in parte coltivata, sparsa di radi edifici, orlata nel fondo da masse d'alberi e di non bene distinti edifici, forse di ville signorili o di abitazioni suburbane. Là dietro è Roma, l'eterna città, riconoscibile da pochi tratti monumentali e solenni. Una fila d'archi a sinistra, l'acquedotto di Claudio, poco lontana da quegli archi una gran mole quadra listata di colonne sormentate da statue, San Giovanni Laterano. Più in là, sulla destra, una cupola immensa coronata da un globo dorato, San Pietro. Finalmente, all'estrema sinistra, l'eminenza di Monte Mario, con la sua piantata di cipressi, che dà l'immagine di un manipolo di cavalieri in vedetta. La gran scena è tutta circonfusa di quella luce rosea, vaporosa e calda, che è una bellezza propria della campagna romana. Mentre io sto contemplando quello spettacolo così nuovo per me, una mano mi si posa sulla spalla e subito dopo una voce dolcissima che ben riconosco mi dice: «Sapete dove siamo?» «No, generale, vedo questi luoghi per la prima volta, siamo sul Monte Sacro, anche noi siamo qui e, come devo dire, Garibaldi è dietro di noi!» «Ah!» esclamai, «per monte, tuttavia è un po' basso e infatti noi sappiamo una collinetta!» «Agli occhi del capo ve lo concedo», rispose Garibaldi sorridendo, «non già a quelli della storia». Qui il senatore Menenio Agrippa raccontò la sua favola dello stomaco e delle membra ribellate, persuadendo la plebe ammutinata a ritornare in città. Qui, secondo alcuni, e non sulla strada latina, Marzio Coriolano si accampò coi suoi volsci e, vinto dalle preghiere della madre, Veturia levò l'assedio alla sua patria. E noi, generale, se la domanda è lecita, che cosa ci faremo? Una breve fermata, io spero, rispose il generale. Aspettiamo un segnale di là, doveva venire il segnale dalla insurrezione di Roma che non c'è stata. Soggiunse, dopo un istante di pausa, accennando davanti a sé verso San Giovanni Laterano. Appena il segnale sia dato, intenderemo che l'insurrezione è scoppiata in città. Passeremo la Niene e ce la faremo correre. Intendo, dissi io, ma non ci sono le mura che ci tratterranno così pochi come siamo? Le mura sono rotte laggiù, replicò egli indicando l'acquedotto di Claudio. Tra vigne e orti si può entrare benissimo. È chiaro, lui aveva difeso Roma nel 49 e sapeva dove si poteva entrare. Avevo già indovinato la mossa fin dalla sera innanzi, a Castel Giubileo, e là finalmente ne avevo la conferma dalle labbra del grande capitano, fatto per onorare il Monte Sacro assai più di Coriolano e di Menenio Agrippa, si è detto con buona pace di quegli antichissimi personaggi. E noi siamo d'accordo, le cose se le devi prendere, le devi prendere con la forza, se no te la pigli in saccoccia. È sempre un rapporto di forza. Sempre. Sempre.